Ciao a tutti amici del capoluogo, bentornati a Bizona Live. Siamo a bordo campo, siamo allo stadio dei Marsi anche questa domenica, perché oggi l'Avezzano giocava per la sua seconda partita consecutiva proprio qui davanti al pubblico di casa. Oggi era sicuramente un battesimo ufficiale, quello del presidente nuovo e vecchio allo stesso tempo, perché Gianni Paris è ufficialmente tornato alla guida dell'Avezzano Calcio. Noi siamo qui con due personaggi sicuramente importanti, uno magari conosciuto per quanto riguarda la cronaca sportiva di questa stagione, l'altro un po' meno, ma ragazzi, più conosciuto di lui qui a Avezzano forse non ce n'è, almeno per quanto riguarda le ultime gestioni di Gianni Paris. Sono con Carlo Iacovitti. Ciao Carlo. Buonasera. Ex e chissà, magari anche futuro direttore generale dell'Avezzano Calcio, magari lo svegliamo più tardi. E poi siamo con Filippo Franchi, sicuramente uno dei giocatori più importanti, uno dei punti fermi per quanto riguarda l'Avezzano di questa stagione. Ciao Filippo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, io direi di cominciare subito con i risultati, poi passiamo alle domande. Ok? Allora andiamo a vedere che cosa è successo nel campionato di promozione, tra l'altro appena terminato. Siamo nel girone A, due gli anticipi giocati nella giornata di ieri. Villa Mattoni L'Aquila terminata 0-1 per gli aquilani e Piano della Lente Mutignano 0-2 finale. Oggi invece si giocavano queste partite: Celano Calcio Fontanelle 1-3, Mosciano Montorio 2-0, Pizzoli Morro d'Oro 3-2, Real Trecci Atria Pucetta 0-1, Rosetana Miternina Scoppito 3-1, San Gregorio Nuova Sant'Egidiese 2-1, Torni in parte Miano 0-2. Passiamo al campionato di eccellenza: Alba Adriatica Nereto 1-1, Vasto Marina Pontevomano 4-1, Capistrello Acqua e Sapone 2-0, il Delfino Flacco Porto Paterno 4-0, Lanciano Penne 3-0, Renato Curi Angolana Nero Stellati 2-3, San Buceto Castelnuovo Vomano 2-2, Spoltore Angizia Luco 5-1, Torrese Virtus Cupello 1-3. Tantissimi gol, Carlo, in questo campionato di eccellenza. Quasi a tennis si gioca. Va bene, lo commentiamo dopo. Chiudiamo con la Serie D, che sicuramente riguarda anche i ragazzi dell'Avezzano Calcio. Atletico Terme Fiuggi Monte Giorgio 3-1, Avezzano Calcio Tolentino 2-0, Chieti Cattolica 1-1, Campobasso Matelica 1-1, Jesina Vastese 2-3, Real Giulianova Recanatese 2-3, Notaresco Pineto 3-1, San Giustese Olimpia Agnonese 3-5, Vasto Girardi Porto Sant'Elpidio 2-0. Allora Carlo, cominciamo proprio da te. Ti parlavo di questo campionato di eccellenza, so che l'hai seguito abbastanza in questo inizio di stagione in cui insomma non eri molto vicino all'Avezzano Calcio, quindi ti sei dedicato sicuramente anche allo sport, al calcio marsicano in generale. Come vedi questo campionato di eccellenza? Perché davvero tanti gol. Sì, è un campionato equilibrato, molto combattuto, ho visto delle squadre ben attrezzate, non ci sono secondo me delle squadre ammazzacampionato, quindi nonostante ecco, ci siano dei risultati abbastanza eclatanti, quasi tennistici, però le partite le ho sempre viste diciamo molto combattute, e poi chiaramente ci sono le qualità individuali che tante volte che escono fuori e vengono anche fuori questi risultati un po' così eclatanti, però è un campionato molto interessante, equilibrato, ecco, su chi lo vincerà non ci scommetto niente, perché effettivamente ci sono due o tre candidate che hanno diciamo possibilità di far veramente bene. Andiamo da Filippo invece, parliamo di Serie D con lui. Un avvio di campionato molto particolare, con tanti risultati anche contraddittori alcune volte. Voi non siete partiti benissimo, però oggi è arrivata la seconda vittoria consecutiva. Quanto pensi abbia ancora da esprimere questo Avezzano in termini di gioco? No, sicuramente non siamo partiti benissimo, però sapevamo che questo campionato tutte le partite sono difficili, perché come dimostrano pure i risultati, ogni domenica cioè, succede qualcosa di strano. Secondo me fino a domenica scorsa comunque non eravamo stati magari cinici a volte sotto porta, avevamo sprecato un po' di occasioni, non meritavamo quella zona di classifica. Queste due gare in casa sappiamo sarebbero state fondamentali per proseguire il campionato, soprattutto perché adesso ci aspettano quattro partite difficilissime. Siamo riusciti a ottenere il massimo dei punti, perciò per adesso siamo felici così. Tra l'altro Filippo, ti devo informare che sei stato in lizza per un posto nel nostro podio a 5 per quanto riguarda il migliore in campo fino alla fine, in realtà. Poi in realtà qualcuno ti ha soffiato questo piazzamento di oggi. Vi svelo il nostro 5-5-5 di oggi, a partire proprio dai 5 di Serie D. Per l'Avezzano Calcio il tuo compagno Marco Gaeta. Ci può stare? Sì, sono felicissimo per lui. L'importante è la vittoria della squadra. Poi Marco è un grande amico,
ci sosteniamo a vicenda sia fuori che in campo, perciò quando segno sia io che lui siamo felicissimi lo stesso. Complimenti allora a Marco Gaeta che oggi ha realizzato una doppietta, insomma il 2-0 porta sicuramente la sua doppia firma. Andiamo avanti con Notaresco Pineto, Marco Sansovini per il notaresco, insomma non proprio uno appena arrivato. Poi San Giustese Olimpia Agnonese, German Pomiro per Atletico Terme Fiuggi, Montegiorgio per il Fiuggi, Cosimo Forgione e ancora per Campobasso Matelica, per il Campobasso Federico Pizzutelli. Scendiamo nel campionato di eccellenza dove i migliori 5 sono Stefano Miccichè. Terza settimana consecutiva, ragazzi, per il Lanciano, e qui mi fermo un secondo perché Stefano Miccichè è un ragazzo nostro qui marsicano. E allora, magari un pensierino, non so, ce l'avete fatto già? State pensando a qualcosa, qualcuno da riavvicinare? Non so, la butto lì così. Ma vabbè, Stefano penso che stia benissimo a Lanciano, poi tra l'altro in eccellenza è uno che veramente fa la differenza, è il fuoriclasse della categoria, quindi per adesso dobbiamo valutare un po' di situazione, analizzare tutto quanto senza fretta, la squadra è una buona squadra secondo me, quindi con calma con il presidente, con il mister, cercare insomma i puntelli giusti al momento giusto. La mia era una provocazione, Sì. chiariamolo perché altrimenti poi arrivano i titoloni da giornale. Assolutamente, Stefano Miccichè sta benissimo a Lanciano, crediamo almeno. Andiamo avanti con Spoltore Angizia Lucoro, Lorenzo Farindolini per lo Spoltore. Il Delfino Flacco Porto porta a casa un altro piazzamento con Simone Saltarin e poi ancora per il Capistrello contro l'Acquasapone Mirko Di Fabio, anche lui non nuovo al nostro podio. E finiamo con Vasto Marina Ponte Vomano con Michele Cesario del Vasto Marina. Alla fine c'è la promozione. Andiamo a vedere i migliori 5. Villa Mattoni L'Aquila per l'Aquila Pasquale Maisto, che tra l'altro vi anticipo sarà in trasmissione con noi per il nostro Friday L'Aquila venerdì prossimo, quindi tenetevi pronti. E ancora Piano della Lente Mutignano per il Mutignano Angelo Arrighetti, per il San Gregorio contro la Nuova Sant'Egidiese Mattia Nanni, per il Celano Calcio contro il Fontanelle Luca Mozzetti e infine per la Rosetana contro la Miternina Scoppito Vincenzo De Rosa. Questo dunque è il nostro 5-5-5 di oggi. Abbiamo concluso. Prima di lasciarvi però vorrei salutare con un'ultima domanda questi ragazzi che ho al mio fianco. E allora Carlo, grazie per essere stato con noi. Lo possiamo dire non ancora ufficialmente perché l'ufficialità arriverà martedì. Sarai il nuovo direttore generale dell'Avezzano Calcio, il braccio destro, l'amico, il consigliere di Gianni Paris, che però qualche tempo fa l'aveva esonerata, questo lo dobbiamo dire. Certo, questa... sì, vabbè, abbiamo parlato, ci siamo, no, chiariti, però abbiamo, diciamo, discusso sui punti salienti di questa nuova stagione. Poi il calcio ci sono delle decisioni, si prendono delle decisioni per, diciamo, sempre per il bene della squadra, però abbiamo analizzato un po' tutta quanta la situazione e penso che siamo arrivati a una conclusione, quindi, diciamo, penso che ricoprirò questa carica. Grazie Carlo, grazie Carlo Iacovitti, Filippo Franchi. È venuto il presidente oggi al termine della partita nello spogliatoio? Sì, è venuto, era felicissimo, ha festeggiato con noi. Noi siamo felicissimi del suo arrivo perché ci ha ridato serenità, cosa che ci era mancata nell'ultimo periodo. Quindi adesso possiamo concentrarci solo sul campo. Il gavettone c'è stato nello spogliatoio? Sì, c'è stato, c'è stato. Perché forse c'è Kras che è reduce dall'annata dei gavettoni. Perché il buon pari, certo, anche Chicco Fanti, giusto, che doveva essere qua con noi ma se l'è svignata, però insomma non mancherà qui davanti alla nostra telecamera. Noi possiamo chiudere la nostra diretta, grazie mille per essere stati con noi. La puntata di Bizona Live di oggi termina qua, complimenti a Filippo Franchi per la vittoria di oggi, grazie a Carlo Iacovitti e in bocca al lupo e buon lavoro per quanto andrete a fare. Grazie ancora, alla prossima domenica, ciao.